58 gol e 4 stagioni da calciatore più una vita vissuta da allenatore sulla panchina blucerchiata. È sempre un piacere tornare, è una partita che mi emoziona sempre particolarmente. Per Vincenzo Montella le sfide contro la Sampdoria hanno sempre un sapore particolare. Un confronto con il passato che si presenta ricco di insidie. Credo che sia una partita molto difficile sul piano tattico, perché bisogna giocare veloce, è una squadra che presta molto in avanti, molto organizzata, molto compatta, e c'è bisogno veramente di lucidità mentale, anche di situazioni tattiche da capire chiaramente. Vincenzo Montella si presenta a Marassi deciso a continuare a scalare la classifica. La Sampdoria però è ancora imbattuta in questa stagione e in avvio conferma tutti i timori del tecnico rossonero. Sampdoria che Milan nei primi 45 minuti. I rossoneri sono la squadra che ha segnato di più nei primi tempi, ma al Ferraris restano a bocca asciutta. La passa a cercare Duvan Zapata, poi Cristian Zapata regala il pallone a Duvan Zapata e c'è il vantaggio della Sampdoria. Samp in gabbia il Milan, Vincenzo Montella prova a cambiare le cose inserendo a Cancalanoglu e Patrick Cutrone. Morini, poi Zapata scivola, attenzione Alvarez, entra in area di rigore, prova la conclusione! Ricky Alvarez la chiude alla prima, palla giocabile, 2-0 Samp. I rossoneri si scoprono e la Sampdoria punisce. Partita tatticamente perfetta per la squadra di Marco Giampaolo, che vince e resta imbattuta. Ritorno a Marassi amaro per Montella, che incassa la sua seconda sconfitta stagionale. Sicuramente la Samp è stata superiore e ha meritato la vittoria, anche se mi sarebbe piaciuto vincerla proprio nel momento in cui stavamo crescendo. Siamo stati insufficienti sul piano nervoso, agonistico e oltre che tecnico rispetto ai nostri valori in campo. Probabilmente forse la miglior partita da quando sono qui, per continuità di gioco, per continuità di intensità, è stata una bella soddisfazione, sono contento per i ragazzi, per la grande prova di maturità.